Bentornati sul canale di Axios 00, bentornati a un nuovo episodio di Chorus. Direi di prendere direttamente l'autostrada, ma prima di farlo, leggiamo un attimo la missione che faremo quest'oggi, cioè un vecchio amico. Quando ho abbandonato i miei rituali, ho abbandonato anche il mio compagno più fedele, l'ho nascosto in un antico sito. Ora devo tornare a svegliarlo. Come reagirà dopo tutti questi anni? Si unirà alla mia lotta contro la cerchia, una lotta che potremo perdere, o deciderà di distruggermi? Sia come sia, devo rischiare. Non ho scelta, mi serve il suo aiuto. Entra nel rifugio sull'asteroide per trovare il vecchio amico. Perfetto, quindi andremo un po' a cercarlo. Ora vediamo un po' dove e come possiamo arrivarci più velocemente possibile. Spero che questo sia un ottimo metodo, in quanto anche se non ci andiamo proprio direttamente, ma vedo che la velocità è talmente estrema che i chilometri che ci separano dalla nostra destinazione diminuiscono in maniera molto rapida, decisamente molto rapida. Siamo a 30 km, io direi di continuare un po'. No, no, fidatevi. Lasciate stare le miniere. Ah sì? Al momento vorrei... Aspettate un po', mi ha detto l'enclave potrebbe ricavarne delle cose migliori. Cavolo, mi ha fregato, mi ha corrotto. Allora, non dovevano dirmi che abbiamo degli upgrade se per caso lo facciamo. Ho intercettato un segnale di emergenza da un vecchio stabilimento di lavorazione mineraria. Se venisse riattivato l'enclave potrebbe trasformare i minerali in materiali fondamentali. Che cavolo, mi tocca fare. Allora, fermi un attimo. Scusate, capitemi, è una cosa piuttosto fondamentale, no, questa? Per la nostra nave. Come faccio? Appunto. E come fai a non farlo? Ok. Freniamo, va. Credo che... Dov'è che possiamo entrare? Che onestamente non ne ho idea. Da qui sotto, forse? Acceleriamo un attimo. Parliamone. Siamo a 2 km e 2. Ah, da qui. Ok. Riaggiustiamo un attimo come siamo messi. Perfetto. Credo che sia qui sopra, ma non ho idea di come arrivarci. Ok, allora andiamo alla missione principale, va. Andiamo alla missione principale, è meglio. Lasciamo stare le secondarie, sì. Come non posso seguirlo? Fidati che posso seguirla quella missione, dai retta. Se io me ne vado di qui, fidati che posso seguirla. Tana asteroide, eccola là. Ok, 21 km. Benissimo. Dai, fammela seguire, perfetto, 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 ottimo. Cercare segnali, cercare casse, sto gioco è un incubo, almeno per quanto mi riguarda. Non so se voi se l'avete il gioco, se lo state giocando, se avete i miei stessi problemi, fatemelo sapere nei commenti nel caso, perché è veramente, non lo so, i segnalini sono messi male, a mio parere. Cioè, in uno spazio tridimensionale, se mi fai i segnalini così, è un po' un problema. Questo si capisce abbastanza bene che ci dovrebbe essere un'entrata. Da questa parte, appunto. Esatto. Mines. E io ci sono andato direttamente dentro. Fermo, Ale. T'abbiamo fregato, mi dispiace allora. Domanda, dove cavolo devo andare adesso? Ma perché? Aspettate un po' che togliamo di mezzo queste mine. Ok. Bene, meno male. Credo che forse ho capito come funzionano. Dov'è che devo andare? Ma... Ma dove? Ma che stai dicendo? Dov'è? Accidenti a te. Spacchiamo questo? Sembra una buona cosa per entrare, di solito. Spaccare robe. Ah, ok. Sigilli degeneranti. Devo sparare entrambi in un colpo solo.
facciamo così. Siamo to- bellissimo questo ingresso. Volevo fregare il ragazzo, eh. Cioè, quasi fatta, tra l'altro. Mi sono fermato giusto in tempo. Potresti schiantare, cara Mina? Ok, grazie, gentilmente. Sempre un incubo, eh. Artificiale livello 2, grandi. Piacerebbe capire se quello che consideriamo un amico è effettivamente un qualcosa di umano o è una macchina, perché mi sembra quasi un robot. Non vorrei... Vediamo, lo scopriamo insieme. Io per ora ho dato per scontato fosse una persona, però... rinchiuso qua dentro, cioè come ha fatto a sopravvivere, no? È un po' strana sta cosa. Ah, che non ho idea di che cosa sia al momento, quindi per ora procediamo a quest'altra parte. Direi che è l'unica strada disponibile. Grandi. Che cosa sei? Esplodi? Sembra di no. Sempre meglio farci caso, si sa mai. Vale, occhio, eh. Che le pareti non si spostano. Tu sì. Ok, ci siamo. Che cos'è? It's me. It's Nara. I came back for you. Yes. 7 years have elapsed. You set this unit on standby mode. You said... It will just be for a short while. I'll be back as soon as things calm down. I promise. I couldn't come back. I couldn't let people see a serpent. Negative. Do not lie. You never intended to return. Yes. Explain. I couldn't look at you, knowing what I'd done. I killed a planet. That's... I knew you wouldn't understand. You were in pain. Yes, I was. And now? Now, there's nowhere left to hide. And I need to do terrible things again. And there's no one else I can do them with. I know I let you down.
I'm sorry. Welcome back, Nara. Io ho speso tutti quei soldi per potenziare una nave quando mi hanno dato sto gioiellino qui. Cioè, quanti crediti avevamo fatto? Non lo so quanti crediti avevamo fatto l'altra volta. Cioè, perché sta cosa? Allora, questa è l'uscita. Credo, non lo so, proviamo ad andare qui. Comunque era un robot, praticamente era la nostra nave, forse. Still feels responsive. The bond between our spirits regrew. I register all your intentions. Mentre ti muovi, tengo comunque le B. Sì, ok, ma la trans ci fa andare un attimo male. Quindi, in pratica, questo mi serve per capire dove devo andare. Sì, in pratica è una sorta di modo per capire la strada. Sarebbe stato l'ora? Avrei voluto averlo prima se è quello lì che ho capito. Ora vediamo un po' quando siamo in spazi un po' più aperti come funziona, perché ci mettere la mano sul fuoco, eh. Inclina RS per tirare durante il drift. Senti un LB? What? No, fermo! Che cos'è sta cosa? Come la apro? Di preciso. Non mi sembra si apra, onestamente. Quindi forse c'è un qualcosa che non ho visto? Sembra di no. Sapete cosa? Cioè, qui mi è sembrato di vedere. Eccolo qui, l'interruttore. Ok, perfetto. Pilot, drift, dai, grandi. Ottimo. Sì, ti fa un attimo imparare a muoverti tipo strafe, no? Il gioco. Questa è una cosa ottima. No, despite our bond, I do not trust you. Grazie. Then why did you come? Retribution. To hunt the circle. That's all. It is enough. Però è forte sto robot, mi piace. Sarebbe da capire bene che cos'è, se è un'intelligenza artificiale o se è qualcuno impiantato direttamente dentro alla nave, perché a sto punto io di sto mondo non mi fido più, nel senso che potrebbe essere veramente qualsiasi cosa. Sono talmente avanzati tecnologicamente. Vedete, dicono evocati. No, quasi, fermati. Accidenti a te. È di qua, vero, l'altro? No. Dove cavolo è l'altro coso da rompere? Ah, qui sopra. Benissimo. Dai, l'ho fatta. Ma avevo fatto una cosa spettacolare, ma non puoi rompermi le scatole così. Yes, vai, grandi. Con questo il metodo di combattere comunque è decisamente più figo. Cioè, tutta un'altra storia rispetto alla nave che avevamo prima, eh. Proprio... Tutta un'altra storia. Ho sbagliato tasto. Allora, ci siamo, no? Com'è che ho l'impressione di aver sbagliato strada? Tipo... No, ok, è andata bene. Meno male. Ale, smettila di fare sti strafe. Anzi, sti roll. Ah!
Forza, we only have a chance against them when we work together. Se usciamo vivi, che altro? It's the only way. Yes, since I have no choice. I am just your machine. You mean so much more to me. Ma quando siamo arrivati avevamo fatto meno strada. Mi sembra di essere tornato indietro. Sarà che queste strade mi sembrano un po' tutte uguali, però vi giuro che mi sembra di essere tornato indietro al momento. No, 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 qui non c'eravamo passati. Ok, ok, ok. Questa è strada nuova. When we're out of here, I still need something else. Tipo? And then we hunt. I promise, Forza. Se, io ripeto, se ci usciamo vivi di qui, perché non è semplice girare tra queste viuzze. È abbastanza inquietante, abbastanza complesso. Durante l'impulso inizia il drift, poi mira per svoltarti e sparare. Tipo questo è qui e l'altro? No, no, fermo! Dov'è l'altro? Ah, è qua, ok, perfetto. L'avevo vista allora, benissimo. Allora, rifacciamo un attimo la manovra. No, sono tre. Oh, cavolo, sono tre. Allora, durante l'impulso. Che cavolo. Dai, è andata. Non esattamente come voleva il gioco, ma è andata. Pure. Quindi c'è qualcuno? Domanda, come te la cavi tu in combattimento, malino? Mi sembri una cima fantastica, cara nave. Mi aspettavo fossi un attimino più competente. Ok. Avvoltoio posamine. Parte posteriore esposta. Perfetto. Quindi la dobbiamo colpire la parte posteriore. Tipo, aia. Tipo da qui. Sì, ho capito. Ma come cazzo? Ora, ricomincia la missione all'ultimo checkpoint. Qual è l'ultimo checkpoint? Il posamine. Vabbè, posamine ci possiamo stare, no? Tra l'altro siamo per l'appunto anche... Sì, ma come cavolo? Ok, in pratica devo cercare di... Aia! Dov'è il posamine? Non lo vedo più. Forse l'ho rotto. L'ho ucciso? Distrutto? No. Ci ha distrutto lui. Malamente anche, malamente. Ma non ce la farò mai a romperlo sto coso. Ma è cioè... Non capisco qual è la parte posteriore più che altro. Perché a me sembra la parte inferiore, non quella posteriore che lui... Allora, proviamo un po' a gestirla in maniera diversa. Tipo, come faccio a... Ma non... Yes! Grandi cavolo, sì! Yes! Tra l'altro achievement. Tipo? You will see later. Promise me. Of course, Forza. I promise. Oh, c'è un problemuccio. Da dov'è che usciamo? Ah, ok. I must get to the temple. Yes, of course. Huh. Tempio di Stega? Che cos'è il Tempio di Stega?
Obiettivi. Ok, me la deve ancora aggiornare. Però qui abbiamo la maestria sconsiderata. Ripara lo scafo con i frammenti raccolti e artificiere. Distruggi le mine prima che esplodano. Vabbè, buono, buono, I noticed something missing in you, Nara. You are fractured. I am. I burned nearly all my rites out of me. Suppressed my gifts. Then you also abandoned part of yourself. Now I need those rites back. Good. They made you a perfect warrior. Yes. I perfectly failed. If I fail again, Forza, you must stop me. Kill me. Please. Wow, addirittura. Understood. Non so se è il caso di prendere l'autostrada, ma. Then, we must fight. We will hunt them. Yes, we will. Ok. Benissimo. Allora, facciamo una cosa. Per questo episodio direi che ci possiamo salutare qui. Abbiamo faticato abbastanza per arrivare. Oddio mio, ho quasi preso una nave diretta in The Face. Abbiamo faticato abbastanza, dicevo, per arrivare da qualche parte in maniera decente. Quindi bene così. Vediamo un po' se mi fa salvare. Nel caso. Dov'era? Opzioni. Opzioni. Salva partita. Bravissimo il gioco. Bellissimo. Creiamo uno slot nuovo che non si sa mai. Perfetto. Dicevo, per questo episodio di Chorus ci possiamo salutare qui. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima.